Ho preso atto dell'esistenza di un personaggio come Sfera Ebbasta, nonostante che ormai da molti anni frequento il web, insomma, anche perché ho questo canale di YouTube, insomma, in cui credo di essere abbastanza presente. Ho preso atto dell'esistenza di questo fenomeno soltanto adesso. Io non avevo mai neanche sentito parlare dell'esistenza di un personaggio come Sfera Ebbasta. Non soltanto l'avevo neanche mai visto in faccia, nel senso neanche in fotografia, insomma, proprio, ma il nome ancora adesso non riesco neanche a pronunciarlo perché mi è assolutamente ignoto, non mi era fino a 2 giorni fa, quando ho dovuto sentirne parlare perché ho preso atto di questi fatti tragici, gravi, che sono successi nella discoteca che sappiamo, in cui 6 persone sono morte. Cercavo di capire un attimo il fenomeno, perché la cosa che mi sconvolge è il fenomeno, insomma. Essendo ormai vecchio, ricordo quello che era la nostra adolescenza, no? Di ragazzini quando avevamo l'età delle medie o del liceo, insomma, quando eravamo teenager. Mi ricordo un'età beata in cui le nostre trasgressioni, no, trasgressioni, insomma, il modo che avevamo di pensare al nostro giorno di festa era quello di organizzare delle piccole feste. Cosa si faceva? Ci si trovava nella cantina di uno o in casa di un altro e in 5-6 ragazzini si cercava di portare delle ragazzine, ovviamente quasi sempre alla presenza o sotto il controllo dei genitori, alle 3 del pomeriggio della domenica. Con il giradischi, che allora era la fonovaligia di solito, insomma, si mettevano dei dischi, dei 45 giri, si ballava, insomma. Il massimo che si cercava di fare era quello di spegnere qualche luce, di stare il più possibile al buio per scroccare magari qualche bacetto, ma niente di più. Ma la droga era ancora un qualcosa che non riuscivamo neanche a rappresentarci, non so, droga, le canne, queste cose qua. Allora ben raramente si fumava a quell'età, insomma, chi cominciava a fumare in genere cominciava più tardi, insomma, no? E al massimo si beveva un po' di, non so, un po' di vermouth e qualche bibita. E alle 7 le ragazzine dovevano essere a casa perché i genitori le aspettavano, venivano a prendere, che so io, insomma. Questa era la nostra realtà e le canzoni, insomma, che si ballavano, non so se posso ricordarmi qualcuna, era Tenco, erano i 45 Dir, era Pavone, Morandi, Gianni Morandi, insomma, queste cose qua. Allora, da allora è passato un tempo impensabile, impensabile, insomma, e allora io capisco che non ci possa essere più dialogo tra le generazioni, perché noi non possiamo concepire quello che sta succedendo. Io mi chiedo come gli insegnanti, ma ne ho già parlato, come gli insegnanti possano dialogare, possano trovare un mondo condivisibile tra i ragazzini di adesso e il loro stesso essere, insomma, la loro formazione, insegnanti di 50 anni. Cosa possa accomunare in un interesse comune gente di 50 anni con i teenager di adesso? E come da questo nasca anche poi un disagio nella scuola che si percepisce, un disagio che è diventato un'impossibilità di rapporto, no? Degli insegnanti tra loro perché non trovano una modalità secondo la quale porsi collettivamente. Un disagio tra insegnanti e genitori, i quali i genitori sono un po' il trait d'union con i figli, ma sono manipolati da questi, insomma, il disagio è con dei ragazzini che parlano una lingua che è un'altra lingua, che non è più comprensibile. Da questo punto di vista ho provato a leggere i testi di alcune canzoni di questo Sfera Ebbasta, di questo personaggio che ho imparato a conoscere. Imparato, no, non lo conosco, ma insomma ho imparato il fatto che esista. È intanto interessante l'aspetto, no? Come si presenta.
Poi accenno per anticipare la cosa anche a un video che ho visto, insomma, qui postato su internet di questo personaggio, un video che ha fatto e che non saprei il titolo, ma non importa. Però un video in cui canta una canzone che dà l'idea di essere una cosa costruita con una dovizia di investimento di capitale. Incredibile, insomma, un video fatto con un montaggio, con delle scenografie, con degli scenari, insomma, assolutamente elaborato, assolutamente, quindi fatto da gente che se ne intende, con un investimento di capitale notevole e fatto sapendo bene qual è il target a cui mirare, insomma, quindi una chiara, come dire, manovra rivolta a un determinato pubblico con determinati mezzi, insomma, quindi non è una cosa così, insomma, inventata, fatta alla buona come posso fare un video io, insomma, no, è una cosa fatta a livello industriale, insomma, no, quindi è un fenomeno che è stato preso in mano e gestito da una grande struttura che ha, come dire, la modalità di agire propria del sistema capitalistico, no? Insomma, è una struttura che guarda al profitto, che tiene conto del mercato possibile e che sfrutta ogni nicchia di questo mercato nella maniera più spregiudicata possibile. Allora, cerchiamo di vedere un aspetto di una possibile spregiudicatezza e questo me lo mostra Repubblica, in un articolo che trovo, insomma, a firma di Valeria Rusconi. Mentre era attesa alla Lanterna Azzurra, il trapper suonava a 90 km di distanza, poi tra virgolette, in realtà era in viaggio per il DJ set quando ha saputo della tragedia, chiuse virgolette, dicono gli organizzatori. Ma gli inquirenti indagano per capire se il ritardo abbia avuto un ruolo nella serie di eventi che hanno portato alla morte di 5 minori e una donna. È certo che il trapper si stesse effettivamente dirigendo a Corinaldo quando è stato informato della tragedia. È altrettanto sicuro, tuttavia, che alle 22 del 7 dicembre, orario stampato sui biglietti venduti dalla Lanterna Azzurra, il trapper fosse impegnato in un altro concerto evento a un'ora d'auto da lì, all'Oltremondo Studios di Rimini. Una circostanza anomala, ma tutt'altro che inspiegabile, sulla quale gli investitori stanno effettuando approfondimenti, mentre in rete sono già fiorite polemiche e teorie del complotto. In particolare è virale il video di un ragazzo che era alla Lanterna Azzurra pubblicato ieri pomeriggio su YouTube. C'è qualcosa, dice, che non mi quadra nella serata. Com'è possibile che sfera per entrare in scena sul palco della Lanterna Azzurra a mezzanotte e 40, quando è successo il parapiglia? Se a mezzanotte e 10 era ancora sul palcoscenico discoteca Altromondo Studios di Rimini. Se questo è vero, insomma, è una domanda che è il caso di farsi, no? Il ragazzo accusa senza mezzi termini il gestore della Lanterna Azzurra, che da Rimini dista circa 90 km, di aver inventato la presenza del trapper con il solo scopo di guadagnare un lauto incasso. Com'è possibile che Sfera non l'abbia mai nominata la Lanterna Azzurra? Com'è possibile che non abbia fatto nemmeno una storia Instagram il giorno prima per dire che ci sarebbe stato? Sfera, nessuno l'ha mai portato alla Lanterna Azzurra. È stato un evento inventato per fare cassa e quando stavano per presentarlo, uno che era chiaramente messo lì apposta per spruzzare lo spray urticante per fare uscire tutti. Così avrebbero potuto dire che era impossibile andare avanti con lo show. È stato qualcosa di organizzato, qualcosa per giustificare l'assenza di Sfera e basta. Insomma, come dice Repubblica, l'accusa è gravissima, io condivido, e per quanto risulta al momento palesemente infondata, ovviamente, bisogna essere prudenti. È consuetudine che gli eventi in discoteca, non solo quelli, comincino a orari completamente spostati in avanti rispetto a quanto indicato sul biglietto, anche 2 o 3 ore più tardi, non solo. I promoter che stanno seguendo il tour in store e gli appuntamenti promozionali del trapper di Cinisello Balsamo hanno raccontato a Repubblica
nelle ore immediatamente successive alla tragedia, di trovarsi in viaggio al momento in cui i terribili fatti sono accaduti e che ad avvertirli siano stati proprio i gestori del locale. Quindi la presenza di Sfera Ebbasta alla Lanterna Azzurra, anche se non alle 22 come scritto sui biglietti, era reale. Ma nell'economia dell'indagine in corso sulla morte di 6 persone, le circostanze dei due eventi contemporanei potrebbero assumere comunque una valenza rilevante, perché gli organizzatori hanno stampato sui biglietti di due distinti locali il nome di Sfera Ebbasta alla stessa ora. Perché a Corinaldo nessuno ha comunicato alle autorità provinciali l'organizzazione di una serata a cui era attesa tanta gente? Queste due circostanze potrebbero aver giocato un ruolo nella concatenazione di eventi che hanno portato alla tragedia? È su questo che gli inquirenti hanno deciso di vedersi chiaro. E fin qua, poi sono andato a cercare di conoscere qualcosa di più. E io mi sono imbattuto in un articolo di Federico Sardo del 29 gennaio 2018, dal titolo "Perché tutti odiano Sfera Ebbasta". Mentre conquistava le classifiche, Rockstar sembra aver rovinato la giornata a un sacco di gente. Abbiamo cercato di capire perché. E si vede la foto di questo signore in pelliccia rosa, ma insomma, lasciamo perdere i particolari. Ma quello che secondo me è interessante è l'analisi che si fa alla fine di questo articolo molto dettagliato, cioè di uno che conosce molto la musica giovanile, però finisce dando sfoggio anche di una certa cultura, dicendo così. L'altro grosso problema, questo sempiterno di cui Sfera è solo un ennesimo capro espiatorio, è la famigerata assenza di contenuti. Poi scrive in grassetto: "Il capitalismo semplicemente occupa tutto l'orizzonte del pensabile", Mark Fisher 2009. Da questo prende lo spunto. Se abbiamo già detto che non è niente di diverso di quello che fanno mille altri in Italia e in America, e anche il parlare soltanto di soldi, successo, troie e stare male, praticamente a tutti gli effetti uno stilema del genere, volevo provare anche ad alzare un attimo l'assicella della discussione. In una recente analisi, Damir Ivic scrive: "Possibile che ti limiti solo alla cronaca e alla descrizione più superficiale e formale, senza voglia di approfondire, senza voglia di raccontare anche le possibili altre facce della medaglia, senza voglia di problematicizzare?" E allora mi viene in mente quello che scrive Valerio Mattioli nella prefazione del Fondamentale Realismo Capitalista di Mark Fisher, pubblicato in Italia in questi giorni da Nero Edizioni. "Linguaggi come la musica e il cinema di consumo sono spie di un più generico clima cultural-valoriale. In particolare, la musica funziona, per dirla con Jacques Attali, come agente predittivo di cambiamenti più ampi." La tesi è semplice: il "There is no alternative" al capitalismo pronosticato dalla Thatcher è stato infine introiettato non solo dalle forze politiche che pure a suo tempo occupavano il campo avverso a quello del conservatorismo neoliberale, ma dallo stesso inconscio collettivo. Il risultato è che è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Fisher ovviamente vuole anche combattere per un'alternativa, ma a livello di colonna sonora del nostro tempo, cosa può incarnare lo Zeitgeist più di questa trap? Cosa può essere più accelerazionista di questa musica che corre dritta verso il baratro? Di una musica i cui temi sono esclusivamente scopare, fare soldi e esserne ossessionati, la fama e star male. Puro turbocapitalismo, sciolto in una musica nuova, minimale, primordiale e futuristica insieme, fatta di menefreghismo, linguaggio ai minimi termini e rime non chiuse. Non nel caso di Sfera, che non sarà in spettacdec, ma tecnicamente sa il fatto suo. Ci parla più del presente e della distopia che stiamo vivendo, questo oppure le canzoni d'amore di un cantautore? È la musica del realismo capitalista, la musica del non riuscire a vedere un'alternativa o la fine del capitalismo, non riuscire a vedere altro dal cane mangiacane. Se il capitalismo occupa tutto l'orizzonte del pensabile,
Come possiamo aspettarci che questi ragazzi propongano un'alternativa o anche solo una ribellione? E non soltanto la fredda cronaca di successo effimero e diffuso malessere esistenziale. Come possiamo, dopo 30 anni di neoliberismi, pensare che si parli di soluzioni collettive e non soltanto della condizione individuale? Sono i figli del nostro tempo e sono spie del clima in cui siamo immersi. E sì, effettivamente, è un po' un clima di merda. Allora, se l'analisi è questa, se l'analisi è che lo spirito capitalista è un qualcosa dal quale non si può vedere lo sbocco, è qualcosa a cui bisogna adattarsi, anzi un qualcosa che ti pervade in modo tale che ti costringe a essere così come sei, ma nello stesso tempo ti sfrutta e quindi ti sfrutta, ti porta in una discoteca anche dove con un miraggio di qualcosa che non c'è e lì ci muori. Bene, se la musica che vogliamo, se la musica che accettiamo è questa e non riusciamo a vedere alternative, dobbiamo accettare anche la tragedia. Beh, insomma, c'è da riflettersi.